Avete passato la notte qua? Quando siete arrivati? Ieri. Sulla drive il femore è rotto. Mi ha fatto una notte, non sappiamo ancora niente, ma mi ha messo qua con il femore rotto. Perché avete passato la notte in corridoio? Sì. Non ci sono posti, perché non la possono operare perché sono qui. Se la operano poi la devono mettere in trazione, la devono mettere in operazione. Non ci sono posti, a 90 anni il femore è rotto e non si può muovere, ora voleva scendere a lei. E lei ha il femore rotto e da giorni aspetta qui, in attesa di un posturetto in reparto. Sì, meglio da operare. Quanta notte ha passato qua in barella? Una barella, tra ieri da qua. Ieri? Ma è solo? Ma prima hanno trovato un posto di una camera a mezzo per la parola. Sì, questa è la seconda notte e purtroppo non si sa quanto tempo c'è da passare. Perché mi hanno detto a me sia la prossima cosa. C'è da 3-4 giorni, 5 giorni, non si sa se non si sa. Non si sa se quando si libera un posto, dicevano facciamolo. Hai detto che ha bisogno di certo, perché è bronchite, si capisce, ha tutto il muco, bisogna l'aerosol e ancora non lo conosco. Non c'è posto letto e poi l'hanno buttata fuori senza relazione che la danno il vento. Diciamo che questo ospedale per me fa schifo, io non l'avrei portato, però andarci a parte dove devo andare. Ora questo ospedale è manco morte ci per me. Quindi lei è stata appena operata al cuore? Non le pare gli ospedali a Palermo? Sì, è venuto un collasso dentro, allora mi hanno portato al pronto soccorso e mi hanno subito operata. Mentre che io col cuore non soffrivo mai, non lo so. Queste coperte le portate là? Sì, non ci sono lenzuola. No, ci sono. Là sopra avevo lenzuolo, tutto, tutto. Senza lenzuola? No, c'è niente. Questo è igiene. Perché questo è igiene. Il bagno che fa schifo.